Emilio! Eccolo! Ciao! Quanto sei contento anche tu ha oggi? Ha la voce moscia però! Quanto sei contento? Perché mi hanno detto l'anticipo che sono dell'Espresso, soldi, cose. Sapete che vi dico con molta cortesia che mi sono rotto i coglioni. Oh. Ha proprio rotto il cazzo, va bene, deve essere lasciato in pace. Bravo, poi escono fuori che Berlusconi mi ha dato dei soldi, ma magari io sto lottando per ottenere dall'INPGI il mio fondo pensioni che non me lo vogliono dare, ci vogliono 7 anni, e adesso sapete che vi dico, valigetta, minchiata, eccetera, mi sono rotto i coglioni. Va bene, che cosa vogliono di più ancora da me? Questo, l'Espresso che scrive queste cazzate, all'origine del quale io non so cosa c'è, la verità è che io sono uscito senza un euro di bonus, mi stanno rompendo i coglioni, tutti mi avete rotto i coglioni, va bene, più di quello che ho subito non posso subire, e che l'Espresso scriva queste puttanate, va bene, io non ho avuto una lira, io ancora oggi ho scritto al presidente dell'INPGI che il fondo pensioni, i miei soldi, va bene, li posso avere fra 7 anni, e andate a fanculo tutti, questa è la verità. Emilio, scusa, no, ma no, che... No, vi avete rotto i coglioni, voi compreso! Ma noi no, ma chi... Ma voi ha rotto i coglioni! Ma chi ti ha scritto queste cose, l'Espresso? Mi dicono l'anticipazione dell'Espresso, ma vada a fanculo, l'Espresso è chi fa da capofila all'Espresso, che Berlusconi mi avrebbe dato 800.000 euro, sì, ma così quale cazzo di 400.000 euro? Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'INPGI di liquidarmi il mio fondo pensioni. Quanti soldi devi avere da lì? Ma quelli che sono solo, porca puttana, andate a fanculo. No, Emilio, scusa, ma perché sei arrabbiato con loro? Rotto i coglioni, siete delle merde, andate a cercare nel mio privato. Ma noi abbiamo ma noi che c'entriamo? Ma che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre, fra 13esimo e stipendio, 15.000 euro, ho rubato. Ma che è successo? Ma scusa, ma andate a fanculo! No, scusa. Ma noi che c'entriamo noi? Tutti voi siete banda di figli di buona donna che avete organizzato il tutto per tentare di distruggermi anche fisicamente. Avete capito? Oggi dice che l'Espresso. Che Berlusconi mi ha dato 800.000 euro. Mandate a fare in culo! Ma querela lì, mandate a fare in culo! Ma noi siete delle merda! Ma Emilio, ma perché siamo noi? Ma noi chi c'entriamo noi? Abbassato, che ha fatto? Ma perché? Ma io non lo so che cosa è successo, è una cosa pazzesca. Ah, sono cavoli vostri! Ma ecco il commento della signora, pensate! Ci ha messo la ciliegina, Ma che c'entriamo noi con l'Espresso, scusa? A suo buffone! Hai capito, Annarella? A suo buffone, che c'entrate voi? Invece che andare a giocare a roulette là. Ah, dici invece di giocare? No, poveretta, facciamo battute oggi perché non è il caso. Sta veramente male. È no, però non è... magari crepassi.